Oggi devo giocare a Battle Kid. Ricordo un po' per chi ha buona memoria, I Wanna Be That Guy. Sapete, questi giochi impossibili dove rosicare fa parte del gioco praticamente. Cominciando scegliendo la difficoltà. Allora, un paio d'occhiate gliel'ho già dato a questo gioco. Ho provato con Unfair ed è impossibile, dato che non avete una barra energetica, cioè come morite con Unfair è finito il gioco. E dato che è un gioco impossibile, cazzo, gioca a fa, santo Dio, è impossibile. Molto difficile. Ci sono 20 possibilità di continuare, cioè potete morire 20 volte. E dato che 20 volte probabilmente morirete, morirò nei primi quadri, non mi conviene. Stessa cosa per difficile, come se 50 fosse questa concessione enorme. Andiamo con infinite possibilità di continuare. Giochiamo a livello normale, anche perché a livello, tanto la difficoltà è nel gioco, non nel quante volte continui. Anzi, più volte continuo, più volte rosico, più volte sbrocca, più volte qualcuno di voi si divertirà pure. Ed eccoci qua. Con un bel tasto saltiamo e con l'altro tasto spariamo le pallette. Qua c'ho le coordinate della posizione in cui sto. Qua sotto che c'è? Ah, ok. Il teletrasporto che non mi serve a una fava. Ok. Questo è uno degli obiettivi a cui bisogna ambire, il checkpoint. Dato che quando morirò dovrò cominciare da capo, meglio che attiverò tutti i checkpoint possibili. E questa è l'avventura, ricorda un po' Wanna Be The Guy, quindi platform in 2D in cui ci sono dei mostri, ciattoli da uccidere, delle sfere da evitare. Da evitare, lo sapevo, perché non l'ho evitato? Non lo so. Continuiamo. Ci sono dei mostri ciattoli da uccidere, delle sfere da evitare. Le piattaforme da saltare. E nemici da uccidere. Se magari la finisco di parlare così è pure meglio. Allora, questo, se non mi ricordo male, 4 botte necessita per scoppiare. Questo non fa parte dei giochi del passato perché è più recente non lo so, dei moltissimi giochi attuali. Però il concept che mi piace. E dato che non ho bestemmiato per tutto oggi, dico, ah, perché oggi non incremento la mia dose quotidiana di bestemmie? Giochiamo a questo gioco, giustamente. Come vi ho detto, un'occhiata già gliel'ho data, quindi diciamo per quanto riguarda l'inizio un pochino so dove andare. Sta a vedere che faccia la fila e merda. Ok, ok, qua era così. Ok. Che c'è qua? Ah, ok. Questi due strani esseri li uccidiamo così. La lumaca. Ah, se non mi ricordo male, qua avevo fatto un salto fighissimo, grande. Checkpoint. Lo usiamo, manco fosse una bella patata. Allora, qua se non erro... A parte no, qua c'è poco da sbagliare. Qua bisogna andare per forza giù, qua bisogna andare su. Ok. Sì. E vabbè, qua così. Attenzione, non ho capito un cazzo. Mannaggia quel porco addolorato. Ah, qua devo saltare. Mamma mia, mi ha detto buco di cuore, quindi un'altra cosa. Ok, portiamo a casa il risultato che ci abbiamo qui. Lo strapiombo, no grazie.
decidi tu della palla dolorata. Calmo, no, ma rigioco così. Ok. Calmo. Ok. Calmo. Guarda, faccio una cazzata, eh. 2, 3 e 4. Lumaca maledetta, quermitra. Ok. Andiamo avanti, qua che abbiamo? Oh, Gesù mio, no, devo... Ah, ok. Grande altro checkpoint. Ok. Senti un po' più rilassato quando becchi il checkpoint, perché dici, vabbè, adesso posso andare tranquillo. Il brutto è quando becchi il checkpoint, va avanti di 5-6 mappe, e dopo devi ricominciare tutto da capo. Cioè, adesso posso morire pure qui, sti cazzi. Questo non lo uccido. Questo non si è sposta. Sì, ok, questi? Non vedi! E mo? Qua no. Ah! Ah, vedi che sono intelligente allora. Oddio, mo questi che faccio qua? Grande. Mamma mia, ma quanto so forte. Te li becco pure al volo, falsissimo, fammi fare così. Madonnare. Ma non vedete quanto so forte. Ma non vedete che non capisco un cazzo perché ho fatto le stesse errore di prima? Ma non mi vedete? Ok. E qua c'ho il problema esistenziale. Madonna, ho saltato 60 metri prima, mannaggia la... Mamma mia, ma come mi chiamano? Ecco. Non vedi quanto so forte. Ma tu non mi sta a vedere però. Mannaggia a quel porco. Mi sta dando un fastidio sto gioco che nemmeno vi immaginate. Questa mano in faccia che vorrei mettere. Quello che mi ha suggerito sto gioco, tanto Dio ti odio. Altro che birra. Mi devi pagare un pranzo, mi devi pagare. Altro che birra. Madonna addolorata. Tieni, cazzo, tieni! Mamma mia, se non me la in checkpoint prima di subito. Ah, Gesù mio. Ah, santo cielo. Mi sento rinato. Te lo dico subito. A te che mi hai consigliato questo gioco. Mi sono mangiato mezzo fegato. E il video durava un'ora, calcola. Se batto il boss, mi devi pagare pranzo. Ma dove vai? Oh, Gesù mio, che spettacolo. Sono durato zero. Ragazzi, non sto capendo un cazzo.
ho già sgamato Ciccio, ma dov'hai? Sei super regalato. Sei super regalato, sei. Calma, io perché agisco con troppa ira, con troppa cattiveria? Molto zen devo essere, molto zen. Perché lo stato zen è lo stato che vince. Calmo, calmo, e porto a casa il risultato. Insomma, qui quello che sto facendo. Coglionito. Cioè, ma ha filato proprio su quel posto, ma non lo so io. Tu guarda la madonna che non riesco a battere sto stronzo. Cioè, mo ci sono arrivato. Che non va, però mi sembra strano, sembra che velocizza i movimenti, o so io che sono rallentato. Molto probabilmente la seconda. Velocizza i movimenti, sì, vabbè, certo, e sarai te che capisci una fava, forse. Sei te, sei te, cazzo, non so io. Sfondo le chiappe. No! Ma mo te sparo 4 colpi. Cazzo, esco la K47, altro che la pistoletta. Già te faccio diventare rosso da rabbia. Te ci faccio capire una mazza. Tua. Si fa brisali. E dai, cazzo, dai. Santo Dio, sì. Quanti sono sei boss? Ragazzi, io vi saluto qui, no, non qui, vi saluto qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi odio perché mezzo fegato me lo sono mangiato, alla prossima, bella!